Oggi torniamo da Wittgenstein, insomma Wittgenstein. Ieri abbiamo fatto un video sul Trattato Logico Philosophicus, cioè abbiamo fatto un video su Wittgenstein, ovviamente ci sarebbe da dire un'infinità di cose, di libri, più su Wittgenstein che di Wittgenstein, cioè mentre altri filosofi come Hegel, insomma, hanno prodotto una certa quantità di scritti. Quando gli scritti di Wittgenstein sono relativamente pochi, ma questo non vuol dire che siano facilmente comprensibili. Quindi le mie imperfezioni in quel video me ne scuso con chi mi ascolta, con quelli che mi hanno ascoltato o che mi ascolteranno, perché non è un argomento facilmente trattabile, tratta di linguaggio, eccetera. Ma certamente una forma di linguaggio è il fumetto, che ho messo all'incontrario. Certamente il fumetto di Wittgenstein è una fotografia di un linguaggio segnico, cioè il segno del fumetto si esplicita in parole, in immagini e in parole scritte. È una forma di comunicazione, come tante, e stabilire quale se questa forma di comunicazione sia superiore a questa è assolutamente a prioristicamente non si può stabilire. Dice come Wittgenstein è inferiore a Saint-Mystère. No, non è che sto dicendo questo. Dico che semplicemente le comunicazioni sono, direbbe Wittgenstein, ogni forma di comunicazione comunica messaggi differenti. Quindi questo comunica un messaggio che non è quello di Wittgenstein, ma lasciamo perdere la filosofia. Vediamo a Saint-Mystère, l'altro inferno, siamo al numero 10. Numero 10, quindi è quasi un anno che è uscito in edicola, quindi insomma siamo sulla soglia di un anno di pubblicazioni, e questo certamente si ricollega un po' a Wittgenstein, perché questo è forse uno dei più, numeri più filosofici di Saint-Mystère. In questo caso il demone, c'è il demone è come il prezzemolo, ma in realtà è più una storia di fantasmi. In questo caso mi è piaciuto di più, una storia sul tempo e sui fantasmi, è una storia alla Borges, gli specchi, potremmo ripetere la celebre frase di Cocteau: gli specchi prima di riflettere dovrebbero riflettere un pochino di più. È una storia di specchi, specchi, tigri e spade sono l'armamentario di Borges, certamente Borges mi ricorda vagamente Asteros, la storia del Minotauro, mi sembra che si trovava nell'Aleph, una serie di racconti di Borges. Il labirinto, c'è il labirinto, c'è, so, vari rimandi letterari, almeno io ce l'ho visti. Poi, naturalmente, io nell'interpretazione di questi segni vedo le cose che ci vedo io. Qualcun altro, interpretando gli stessi identici segni, vedrà delle cose un po' diverse. Dipende come si approccerà al fumetto o a quel che è, cioè dipende anche dal nostro tipo di, possiamo usare l'orribile espressione background, insomma. Ma parliamo del fumetto, e questo è il fumetto forse che mi è piaciuto di più di tutto Saint-Mystère. Allora, vabbè, la copertina ricorda un po' sui libri, rimanda un po', ho parlato del club di Umara, non la porta, cioè i libri maledetti, libri oppure al Necronomicon di Lovecraft, no? Questi libri maledetti di cui, insomma, di magia o di non magia, quindi è una, in fondo non è una grande novità, il libro maledetto che tutti cercano. Il libro maledetto è questo, L'altro inferno. Ricorda un po' il Club di Umar, Le nove porte, che ovviamente rimanda un po' a Giordano Bruno, c'è, cioè, anche stato il film di Polanski, insomma. La ricerca di un libro maledetto mi ricorda un po' questo, quindi ci sono, già non so se poi queste cose ce le vedo io, ma lo scrittore che era, questo credo l'abbia scritto solo Massimiliano Filadoro, c'è, cioè un volume scritto in solitaria da Filadoro.
Quindi non è detto che la cosa che ci vedo io ce l'abbia vista il lettore, però darsi che la mia interpretazione sia una sovrainterpretazione e va bene, nel senso, quello che dico io non ha valore assoluto. Nel senso. Naturalmente si cita nella prefazione anche di Angus, come si chiama? Beh, Angus il bibliotecario, si cita l'Ouroboros, mi fa un po' ridere perché mi ricorda un po' le dottrine degli stoici, per i quali il tempo non è lineare, cioè non si va dal passato al futuro, ma è circolare. Per gli stoici vi è l'eterno ritorno, quindi tutto si ripete in una ossessione. In un circolo infinito, l'Ouroboros è il serpente che si morde la coda. È il simbolo del tempo e dell'eternità. Vabbè, presso gli egizi, secondo Rapollo, vabbè, lasciamo perdere. Comunque, è il simbolo del tempo nel mondo antico, nel mondo greco-romano e anche egizio. Il tempo non è lineare, ma è circolare. Cambia tutto perché, in base a questa concezione, la guerra di Troia deve avere ancora luogo, deve ancora avvenire. Dice come deve avvenire? La guerra di Troia è successa 2000 anni fa, no, 3000 anni fa, scusate, penso un millennio. Sì, però siccome c'è l'eterno ritorno, prima o poi riaccadrà. Vuol dire che in un futuro lontanissimo, tra milioni di anni, Paride rapirà di nuovo Elena, la porterà a Troia, Achille e Agamennone ripartiranno e si risvolgerà esattamente. Ed è questo il concetto di teatro e di cinema. Questo video che ora io sto facendo, quando andrà su YouTube, ripeterà ossessivamente ogni volta che qualcuno l'aprirà le stesse identiche cose, come nei film. È un eterno ritorno, il film è, o lo spettacolo teatrale un po' meno perché gli attori un po' cambiano, ma il film è un eterno ritorno, nel senso che chiunque aprirà video di 10 anni fa continua a ripetere le stesse cose che dicevo 10 anni fa, non cambia niente. Questa concezione del tempo rimane un po' qui, è legata ai fantasmi. Ora io su questo volume i disegni sono di Anna Paola Martello. Ora sui disegni ho avuto un attimo di perplessità, lo dico subito, non voglio essere, perché insomma questi disegni così mi lasciavano. L'ho riletta 2 volte questa storia, quindi ho anche riguardato i disegni e voglio dire, mi lasciavano un po' perplesso. Naturalmente non era. Scusate, ho sbadigliato, ma qualcuno non se ne abbia mai. Però metto davanti. Ora non rifaccio il video perché sono già 7 minuti che mi è venuto uno sbadiglio. Mi scusa, mi scuserebbero. Allora, dicevo, i disegni mi hanno lasciato un po' perplesso, soprattutto i nasi, questi tratteggi sui nasi che un po' mi lasciavano un po' perplesso. Non è il tipo di disegno che piace a me, non è il tipo di stile, ognuno ha il suo stile con cui disegna, o cui vorrebbe disegnare, o con cui disegna, cioè io non disegnerei mai con questo stile, però alla fine dei salmi. In fondo, per questa storia di fantasmi, diciamo così, di fantasmi perché insomma, il concetto è sempre quello, no? Chi sono i protagonisti dei romanzi? Sono dei fantasmi che ci appaiono, che ripeteranno, se io rileggo 20 volte questo libro, i personaggi continueranno a ripetere esattamente le stesse gesta. Cioè, se leggo i tre moschettieri, vedremo sempre D'Artagnan che entra a Parigi col suo cavallo ronzinato, col suo cavallo scarcagnato, cioè, ripeterà esattamente le stesse cose. Quindi i personaggi letterari e anche dei fumetti sono una sorta di fantasmi. E in questa storia anche Samuel Stern diventa una sorta di fantasmi che ripetono ossessivamente le stesse cose, giorno dopo giorno. Sì, qui potremmo citare Calvino, Umberto Eco, potremmo citare, insomma, numerosi autori che hanno fatto la riflessione sul personaggio del romanzo, del racconto, del fumetto, che
una sorta di fantasma, come fantasma cinematografico. In realtà, quando un attore viene trasformato in un film, tra l'immagine e l'uomo si crea uno scollamento già 2 minuti dopo, perché l'immagine continuerà a girare in eterno, a ripetere gli stessi atti, mentre l'uomo evolverà e poi morirà. Quindi diciamo che per certi versi i fantasmi esistono e sono gli attori dei film che vediamo. Charlie Chaplin, che ancora oggi con tempi moderni sta sempre lì, che ripete gli stessi, e in fondo sono i fantasmi. Secondo la dottrina tradizionale, sono degli spiriti che ripetono gli stessi gesti che compivano da bambini. E questo è un po' il tema di questo fumetto. Non so se mi spiego bene, penso di spiegarmi malissimo. Quindi Sam e Stern entrano in un tempo di eterno ritorno. Il fumetto inizia con Sam e Stern che riceve questo messaggio. Ma poi scopriremo che è una sorta di ciclo continuo di un cortocircuito temporale, per cui questa storia potrebbe essere letta all'infinito, perché dalla fine si potrebbe ripartire all'inizio, e quindi un tempo circolare. Mi veniva in mente anche, scusate, la riflessione sul personaggio, eccetera, anche su Corto Maltese, Ugo Pratt, Le Elvetiche, che è l'opera forse più esoterica di Ugo Pratt. Ma non... Sul fatto che il lettore, leggendo la storia di un fumetto, costringe, e vabbè, la domanda è: poi siamo noi stessi personaggi liberi? Cioè, uno che fosse un personaggio di un fumetto, di un film. Quando vediamo un film la prima volta, noi vediamo gli attori che si muovono e ci sembra che si muovano liberamente, ma in realtà si muovono secondo uno schema prefissato. Se vedessimo il film la seconda volta, noi sapremmo già prima che cosa farà l'attore del film. Sappiamo se prenderà una tazza, berrà il tè, dirà sempre la stessa battuta, come succede in questo fumetto dove una delle protagoniste ripete all'infinito le stesse identiche frasi. La farfalla come simbolo effimero della vita che fugge, ma in realtà è un eterno ritorno, un po' se vi ricordate la clessidra di pietra di Dylan Dog, ma non è, cioè la storia è diversa, però è per darvi un'idea. Questi fantasmi ripetono allo sfinimento le loro gesta, sia crudeli che non crudeli, insomma, soprattutto. Io in questo maggiordomo, per esempio, ci ho rivisto Anthony Hopkins. Vabbè, i fantasmi potremmo rimandare a Shining, Stephen King, il suo stesso film. Tra l'altro, L'altro inferno è il titolo di un film famoso dell'82, però era ambientato in un convento. L'altro inferno è una citazione cinematografica. In fondo, il convento è un luogo chiuso, dove accadevano degli efferati delitti, e in questo caso una casa dove, diciamo, il tempo si è quasi congelato. I protagonisti che non si sa se sono creazioni letterarie o fantasmi, le due cose coincidono. Non vi voglio spoilerare la storia, ma sicuramente è una delle storie più belle che ho letto di Sam Esterna. La casa, il labirinto, l'architetto, ovviamente non è una storia particolarmente d'azione. In questa storia Sam Esterna rifletterà sugli specchi, sulla scrittura, che è in fondo uno specchio, cioè l'attore che può essere, se io sono attore di uno spettacolo, sono solo un burattino come Pinocchio, ma se divento regista posso cambiare. Beh, non vi voglio spoilerare. Ovviamente Libri Maledetti, beh, qui è il Pentagono, mi ricorda un libro che è difficilmente trovabile, ma è di un autore russo, Uspensky, che ha scritto sì La quarta via e Frammenti di un insegnamento sconosciuto, ma ha scritto anche un librino, un romanzetto che apparentemente si chiama Kinedrama, perché fu scritto in russo, poi tradotto in inglese. La strana storia di Uspensky, cioè vabbè, che è la storia di un personaggio che è arrivato a una certa, cioè deve
arrivato un momento di impasse della sua vita, chiede a un mago di poter tornare indietro, di cominciare la vita da capo. E il mago, che ovviamente rimanda a Gurdjieff, dice: guarda, se tu tornassi indietro, rifaresti le stesse identiche cose che hai fatto, perché l'uomo è tendenzialmente meccanico. E questo personaggio ritorna indietro per una magia di questo mago, ma pur avendo una coscienza non può non rifare gli stessi errori che aveva fatto nella vita precedente, cioè rifà tutti gli stessi sbagli, tipo non doveva fare l'amore con la cameriera di uno zio che poi lo diserere e lo rifarà, non dovrà farsi cacciare dalla scuola e si rifarà ricacciare da scuola, ma avendo una coscienza. Questa storia, che è in realtà molto filosofica, mi ha un po' ricordato questo Sponsky, cioè il titolo generale è Kinedrama, la strana storia di Sponsky, il nome russo inizia con la E, che ovviamente è la trasposizione di Uspensky, ma me l'ha un po' ricordato questo lavoro minore di Uspensky. Che è proprio un po' la stessa storia, che poi il problema è che se noi siamo liberi, cioè noi diciamo la mattina mi alzo, farò questo, questo, ma in realtà entriamo tutti in degli schemi prefissati, in fondo siamo fantasmi prima ancora di morire. Se i fantasmi esistono, ripetono meccanicamente i gesti che avevano compiuto in vita, ma perché lo fanno? Perché probabilmente già in vita erano già meccanici. Ma va bene, queste sono riflessioni filosofiche, forse influenzate da video di Wittgenstein. Ovviamente il personaggio mi ricorda vagamente Anthony Hopkins. Oh, i disegni sono molto strani, molto accurati. Negli arabeschi, gli arabeschi poi rimangono a dire un po' i racconti dell'arabesco, insomma, certamente. Libri maledetti, voglio dire, tutto, cioè, all'inizio questi disegni di Chiudo non mi erano molto piaciuti, però riguardandoli non mi piace lo stile, non mi piace molto lo stile, però non sono così, cioè, voglio dire, riguardandoli meglio sono fatti bene, cioè sono fatti bene nella loro a volte. E ovviamente lo stile è quello manga, c'è uno stile a me mi ricorda manga dove non c'è profondità, non c'è la creazione di una profondità e quindi i volti dei personaggi sono tutti senza ombra. Sono anche se non esterno una pura maschera e naturalmente questo stile di disegno a noi occidentali piace meno. C'è un disegno secondo me molto stile manga, molto stile giapponese, ecco, questa è l'idea che mi sono fatto io. Soprattutto queste ombreggiature così sul naso, in disegni che poi quando diventano troppo piccoli, creano un effetto ovviamente un po' di apparentemente disordine. Però poi alla fine abbiamo anche delle scene. Delle scene, c'è cioè una forte ingenuità nel disegno e poi comunque, ecco, per esempio questo qui che sembra quasi Kenny il guerriero, l'ha detto Kenny il guerriero, ma insomma, cioè vuol dire, sembra quasi un fumetto manga, poi, e poi abbiamo disegni di estrema anche complessità, quindi vabbè. Dico, non è uno stile che mi piaccia da impazzire, ma non è uno stile di una persona che non sa disegnare, ecco. Non è una persona che naturalmente, ora se ci avessi uno zagro è ovvio che un Tex Willer nessuno lo disegnerebbe così, ma anche un Diabolik, questo è Diabolik, è ovvio che vabbè, anche Diabolik ha poche ombre nei volti, però vabbè, le ombre per esempio nel naso, questo sistema delle ombre che è tipico del nostro tipo di disegno occidentale. Chiudiamo questa, è il disegno, lo stile orientale. Lo stile orientale è questo qui. È uno stile calligrafico, non c'ha ombre, cioè questa cosa qui. I manga discendono da questa roba qui, quindi è un diverso modo di rappresentare il mondo.
è uno stile calligrafico, per così dire. Poi chi piace, che non piace, cioè vuol dire, uno può vedere i disegni, le stampe di Hokusai e dire, ma rispetto a Raffaello, Hokusai non sa disegnare. E qui torna sempre a Wittgenstein, no, fa, ha un modo diverso di interpretare la realtà, ha un altro schema, usa altri schemi. L'importante è gli schemi che uno ha nella testa, che siano più o meno adatti a interpretare la realtà. Va bene, vi è piaciuto o non vi è piaciuto? A me mi è piaciuto moltissimo, lo consiglio, sì, una lettura molto, cioè un bellissimo numero 10, poi i personaggi che alla fine escono un po' dal libro e si mischiano alla realtà, vabbè, una mostra molto, molto coinvolgente. Normalmente qui sa Maestà lavora da sua, secondo me è una parentesi estiva in cui Sam Esterne in realtà è, in questo caso è molto più usato come pretesto per fare delle riflessioni un po' anche filosofiche, eccetera. Poi naturalmente se ci piace il coltello, sì, infatti ci sono scene anche di sangue, però in realtà sono tutte molto il labirinto della mente umana, direbbe Borges, quindi è una storia che a me è piaciuta moltissimo e quindi la consiglio, però non è detto che qualcuno potrebbe leggere e dire che sta roba non mi piace, cioè a me è piaciuta poi. Naturalmente, cioè, secondo me Sam Esterne, che chiudo, è un fumetto veramente, questa storia veramente è una storia che esce un po' dai canoni del fumetto, rompe un po' gli schemi narrativi. Rompe gli schemi narrativi, quelli un po' più biechi che vengono utilizzati in tutti i fumetti, li rompe, li spezza e secondo me merita di essere letta.